Bella raga, un saluto da Mirko, bentornati sempre qui su Gameplay Channel e su Altis Life. Allora ragazzi, sotto suggerimento di un amico che segue il mio canale, ovvero The Creeper, ho cambiato server e tra l'altro mi sono trovato molto bene, un server dove gioca lui, anche se al momento non siamo ancora riusciti ad incontrarci. Sicuramente ci sarà occasione, questo perché io purtroppo non sempre so con anticipo quando mi collego, magari se ho un attimo di tempo vado direttamente. E comunque su questo server mi sono trovato piuttosto bene, ho visto che ci sono anche un po' di lavori in più. Poi tra l'altro mi piace molto perché come polizia i ragazzi del server hanno messo le skin dei carabinieri, quindi anche con le macchine, quando vedrete le macchine della polizia saranno in realtà le macchine dei carabinieri, e quindi insomma mi piace parecchio. Qua riceviamo uno stipendio di 2200 dollari ogni, anzi 2200 euro, perché qua dovrebbe essere in euro, sì, ogni 5 minuti. I prezzi, devo dire, sono abbastanza buoni. Ho già incontrato un po' di giocatori e devo dire che per il momento non ho avuto problemi, quindi al momento sono qua. Come vedete, il server lo vedete qua in alto e AOD. Quindi il server di Altis Life, comunque anche qua trovate sempre il suffisso ITA davanti, per cui insomma se volete venirci a trovare, io al momento sto giocando qua. Come vedete, ho comprato un nuovo fuoristrada, questa volta con colori più decenti, questo americano con l'aquila sulla portiera, fighissimo. E niente, quest'oggi vi volevo far vedere uno dei primi lavoretti che possiamo fare qui su Altis Life, e mi hanno detto che si guadagna abbastanza bene con la vendita delle pesche. Noi al momento siamo qua ad Atira. Abbiamo, vabbè, chiaramente i soliti negozi, il mercato, l'ATM, ecco, come vi dicevo nello scorso gameplay sarebbe il bancomat, negozio auto, licenze, supermercato, eccetera, eccetera. Quindi noi adesso abbiamo ritirato la nostra macchina e dovremmo andare qua. Ecco, nel frattempo che io mi reco alla raccolta pesche, volevo anche farvi vedere una cosa, diciamo, divertente che mi è successa quando ho chiuso lo scorso gameplay, perché come vi ricordate era comparso quel tizio che io ho chiamato un terrorista perché era in mimetica, armato fino ai denti. In realtà faceva parte di una banda mafiosa, voleva fregarmi la macchina inizialmente, poi dopo è tornato indietro, quindi ci siamo messi un po' a parlare e dopo, insomma, è successo un po' di tutto. Quindi, nel frattempo che io vado al campo di pesca, vi faccio vedere cosa è successo la volta scorsa. Arrivando qualcuno, e qui intanto ho incontrato un mafioso, ragazzi, quindi vedete come, insomma, da un momento all'altro vi possono cambiare le cose. Già ho imbracato il fucile, imbracciato il fucile, quindi forse è meglio che mi levo dalle palle. Ok, adesso accendiamo il motore e buttiamoci via da qua, anche perché appunto c'è la mafia, c'è la... Scendete? A me sta dicendo? Chi è? Ma ho capito se ha detto a me? No, non credo però. Boh, non vedo nessuno. Vabbè. Oh, cazzo che spara. Non ho capito a chi è che sta sparando. Ah no, stanno sparando. Ok ragazzi, io mi levo dalle palle perché qua iniziano a volare proiettili, meglio andarsene prima che ci finisco in mezzo. Che cazzo è successo? Ho visto un flash? Cos'è? Ah, è piena di autovelox. Ma non ho capito, ma ha fatto la multa. Ah, ecco, vedete, quello lì ha... Il mafioso lì ha già ammazzato, mi sa, un agente. Oh, cazzo. Ma io non c'entro, eh. Non c'entro, eh. Agente, non c'entro io. Scendo subito. Vada via, vada via. Ti allontani dalla zona. Sì, vado via subito. Infatti mi ha detto di andare, ma me ne vado subito perché... Andiamocene via. Che è meglio che qua volano proiettili. Vedete ragazzi che figata. Cioè siamo partiti con una situazione tranquilla, ho detto mo vi faccio vedere qualche lavoro, e siamo stati subito avvicinati da un mafioso che peraltro voleva inchiappettarmi il veicolo. Già insomma, già così d'amblè, ma poiché sono iniziati a volare proiettili,
Tanto era passata prima già per ben due volte quella macchina lì della polizia. E mi aveva fatto anche un controllo, solo che purtroppo non stavo registrando in quel momento. Quindi insomma io me ne vado. Allora ragazzi, eccoci qua che intanto siamo quasi arrivati al campo di pesche e insomma come avete visto la volta scorsa, appunto una volta chiuso il video è tornato il mafioso, poi mi sono ritrovato coinvolto in una sparatoria. Devo dire che quando è arrivato quel poliziotto che si è schiantato con la macchina contro il muro, anche parecchio incazzato, ho avuto un po' paura, devo dirvi la verità, perché insomma pensavo che naturalmente mi scambiasse per qualche terrorista e mi potesse sparare. Ecco, questo per farvi capire quindi quanto è imprevista la vita su Altis Life. Ecco qua che tra l'altro siamo arrivati e vediamo che c'è anche un altro giocatore che sta facendo la raccolta di pesche perché c'è un camioncino. Scusate che ho spento il motore, sì, vediamo. Sì, ok. Quindi chiudiamo come sempre il nostro veicolo e andiamo qua nel campo di pesche. Ok. Vediamo se vedo anche in giro l'altro giocatore. Allora, in teoria, esatto, premendo semplicemente il tasto Window qua su questo server si raccolgono appunto le pesche, vedete? Ho raccolto 3 pesche. Quindi adesso io nel mio inventario, vediamo un po', esatto, ho, vedete, 6 pesche appena raccolte. Ok ragazzi, come vedete ho raccolto un bel po' di pesche e adesso è venuta fuori la scritta che il mio inventario è pieno, quindi a questo punto vado a fare un bel trasferimento. Ok, allora qua dovrebbe essere. Premendo il tasto T su questo server, vedete che abbiamo l'inventario del veicolo sulla sinistra e il nostro inventario sulla destra. Selezioniamo le pesche, inseriamo la quantità, quindi le mettiamo tutte 47 e facciamo deposita. Vedete che io ho tranquillamente depositato le pesche all'interno del veicolo. Quindi facciamo chiudi e ritorniamo a raccogliere le nostre pesche. Ecco, adesso ha iniziato a fare amicizia. Ecco qua, ragazzi, quindi come vedete abbiamo subito fatto amicizia con questo giocatore. Tra l'altro appunto mi ha chiesto anche l'amicizia su Steam, per cui magari più avanti faremo anche una gang, visto che adesso costa parecchio farla. E quindi adesso cercheremo anche, tra l'altro, magari insieme di comprarci un elicottero. E insomma, lui non me l'ha detto espressamente, ma ci siamo già intesi. Ovviamente l'elicottero serve per andare a fare cocaina o marijuana, insomma, lavori illegali che giustamente farli con la macchina diventa un po' troppo rischioso, perché insomma, quei lavori va prima raccolta, poi processata, poi venduta, quindi richiedono 3 passaggi, per cui farli in macchina dovreste girare. Che cazzo, mazza come lagga! Ecco, ho sfasciato subito anche una macchina. No, beh, neanche più di tanto. E comunque dicevo, quei lavori, quindi dovendo girare così tanto in macchina, insomma, con la cocaina o la marijuana, chiaramente se ci fermano, se ci ferma la polizia, non è certo il massimo della vita, per cui la cosa migliore è appunto andarci in elicottero, che così quantomeno diventa più difficile andare poi a seguire le tracce. E quindi insomma si preannuncia una bella un bel futuro per il mio personaggio qua in virtuale e quindi adesso vediamo. Intanto ci dirigiamo insieme al mercato così andiamo a vendere queste pesche che ne dovrei aver fatto più o meno un centinaio tra la macchina e lo zaino e vediamo un po' cosa ne ricaviamo. Parcheggiamo di qua, scendiamo, chiudiamo il veicolo e andiamo a vendere. Allora, vendi, vendiamo 37, le vendiamo tutte. Ho guadagnato, insomma, 2035. Non è malaccio. Prendiamo anche quelle dalla macchina. Quindi ci avviciniamo alla macchina, tasto T, prendiamo tutte 57 se riesco, no, 47, ok, vediamo anche queste e credo faremo intorno ai 5.000, mi sa, così a occhio. Vendiamo 47 pesche,
sì, forse un pochino di più di 5.000. Ok ragazzi, quindi adesso proviamo anche con questo giocatore a fare un po' di sale. Allora, questo è bello lontanuccio. Chilometri e 6. Ok. E dietro, sì, perfetto. E così andiamo a farci un po' di Ed sale. eccoci qua, arrivati alla miniera di sale. Eccoci qua. Ok, adesso ci sta raggiungendo anche il nostro nuovo amico. Ok, scendiamo dalla macchina. Allora, intanto spegniamo il motore, scendiamo, chiudiamo, anche se vabbè, qua non c'è nessuno. Adesso in teoria, esatto, utilizzando il piccone. Ah no, a parte che me lo fa anche. No, ok, devo sempre andare nel menu, selezionare il piccone e fare usa. Ecco che in automatico mi prende il sale, colui che sta arrivando col furgone. Ok, abbiamo già preso 15 di sale. Quanto sale equivale a 12 posti? Sì, Cioè, tu devi esatto. riempire tutto. Sì, io il mio inventario l'ho riempito con 15, quindi. Ok, io ho riempito tutto. Io ho quasi finito, manca un altro e poi è finito. Poi dobbiamo andare a E poi dobbiamo andare ad processarlo. affinare il sale. Sì, esatto, dobbiamo andare prima al processo e poi a venderlo. Sì, il processo dovrebbe che sta. Aspetta, lo stavo cercando qua sulla mappa, che l'avevo visto prima. In viola dovrebbe stare, però in viola non trovo nessun processo. Solo che Processorale. possiamo direttamente venderlo. No, eccolo qua, è proprio su a nord, quasi in cima all'isola. Ah, sì. Ok, l'ho messo, possiamo. Sì, mi dà 7 chilometri. È inutile andarci insieme perché tanto, ma va bene. No, infatti non si riesce, laga troppo. Ok ragazzi, quindi adesso andiamo a processare il sale. Bene ragazzi, siamo arrivati al processo del sale. E adesso vediamo. Processo sale, ah, ok, lo sto già processando. Ok, allora io ho fatto quello nello zaino, vado a prendere quello in macchina. Ok, vedete, facciamo il cambio. Quindi deposo il sale raffinato e prendo invece quello da raffinare. Ok, dovrò fare un altro giro. Ok. Ah, cazzo, non c'ho più soldi. Non Non ho me lo più sta soldi. processando. Anch'io non ho più soldi. Ho capito, quindi o compri la licenza oppure non puoi processare. Vediamo un attimo una cosa. No, praticamente te lo fa processare senza licenza, però senza licenza. Intanto c'è la città. Possiamo andare in città a prelevare e poi ci compriamo entrambi la licenza. Prendiamo 12.000 e ci compriamo la Eh sì, licenza. perché se no tutte le volte ci costa 6.000. Ok ragazzi, quindi adesso a questo punto ci servono, dobbiamo necessariamente comprare la licenza perché come avete visto, se no tutte le volte ve lo fa processare lo stesso, però tutte le volte che processate il sale vi chiede comunque 6.000 passa dollari, 6.000 passa euro, quel che l'è, quindi insomma ovviamente a quel punto conviene comprarsi la licenza. Bene ragazzi, allora a questo punto, visto che se no il video viene troppo lungo, questo lavoro del sale lo finiremo nel prossimo gameplay, quindi finiremo di processarlo e lo andremo a vendere, così vedremo anche quanto
abbiamo effettivamente guadagnato con questo lungo lavoro, perché come avete visto a livello di viaggi ci si impiega davvero un bel po' di tempo. Quindi speriamo ovviamente che ne sia valsa la pena. Bene ragazzi, quindi anche per questo video è tutto, come sempre un saluto da Mirko e noi ci ribecchiamo al prossimo gameplay. Ciao belli!